Ma quanto tempo è che non faccio un video con questa inquadratura? Anche se il dietro è tutto cambiato, l'amore per questa inquadratura resta. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi parliamo di videomaking, però parliamo di attrezzatura da videomaking. Come avete potuto intuire dal titolo, oggi vi vado a parlare di un adattatore, Comlight Lens Accessory Series, della Comics. Che cos'è intanto questo oggetto qui? Questo oggetto qua serve per adattare lenti, quindi obiettivi, di una fotocamera a un'altra fotocamera. In questo caso io ho preso un adattatore per Sony per usare le mie lenti Canon sulla Sony. Innanzitutto potete scegliere benissimo voi la qualità della lente che vorrete usare, perché comunque voi sapete bene, o comunque se non lo sapete ve lo dico io, a seconda della marca cambia la qualità delle lenti, quindi le lenti Canon avranno una qualità, le lenti Sigma ne avranno un'altra, le lenti Samyang ne avranno un'altra. Sono molte, sono vicine come qualità, però molte sono anche lontane. Uno di questi motivi è questo: ogni fotografo barra videomaker ha la sua preferenza sulle ottiche, quindi con questi dispositivi qua potete utilizzare le ottiche che vi pare. A seconda del prezzo cambia molto anche la resa di questo accessorio, perché innanzitutto il prezzo sale a seconda se questo accessorio permette di effettuare l'autofocus o no. L'autofocus è un argomento dibattutissimo, perché c'è chi dice: ma a me me ne frega le palle, e a me invece interessa tantissimo. Questo accessorio io l'ho pagato sui 60 € scontato su Amazon. Comunque vi lascio il link in descrizione, andate a darci un'occhiata. E mi serve per la mia mirrorless. Ho una Sony Alpha 5100 e volendo sostituire il suo obiettivo, che è un 16-50 f/3-5-56 con lo zoomino che entra e esce, quindi tutto in digitale, volevo sostituirle con le ottiche Canon che ho. Il 35 mm Yongnuo, il famoso Yongnuo, di cui ho fatto un video, anche quello ve lo lascio linkato da qualche parte o comunque andatevelo a recuperare. Il 50 mm f1.8 Canon, a cui ho comprato questo bellissimo filtro Polaroid a 10 €, anche questo è nei link sotto in descrizione se vi interessasse. E il 55-250, il mio cannone che fa schifo, però vabbè, per usare tutte queste lenti anche su un'altra macchina fotografica, quindi sfruttarne il potenziale, avevo bisogno di questo adattatore. Questo adattatore naturalmente non mantiene al 100% la qualità della lente come se fosse usata su un dispositivo per cui è fatta, ecco, diciamo. Le cose che ne sono uscite fuori sono state molto belle e carine, soprattutto perché se usata con un 50 mm, e mi raccomando, non usate il 50 mm così perché non si stabilizza neanche a morire, o come un 35 mm, ecco, se questo obiettivo che è premontato, diciamo, ci arriva a 50 mm, la qualità di questo 50 mm non è paragonabile minimamente a una qualità di 50 mm di una focale fissa. Diciamo che questa è una delle qualità che ho trovato nel utilizzare un 50 mm Canon con questo adattatore su questa reflex. Questa reflex ha, sì, questa mirrorless, un sensore molto buono. Pur essendo una APS-C, comunque è un buon sensore, perché comunque permette di lavorare a ISO elevati e non dà la grana o il parmigiano reggiano che vedete quando, insomma, siete in low light e non si può vedere proprio. Il fattore però principale che mi ha fatto acquistare questo adattatore è stato uno: nell'ultimo periodo sto iniziando a creare dei timelapse fotografici, quindi come ben sapete le Sony sono rinomate per scattare delle bellissime foto notturne, o comunque hanno un sensore che ti permette di sparare alti ISO e mantenere comunque una qualità buona, come dicevo prima. Dotatomi del mio telecomandino per la Sony, in questo caso questo è per la Canon con il quale mi sto registrando, e questo per la Sony, almeno sono identici, funzionano nello stesso modo. Praticamente sono andato a collegarlo per scattare il mio timelapse fotografico, i miei scatti, però mi sono accorto di un problema non indifferente, ovvero che questa lente qua non può essere messa a fuoco in manuale, cioè si può soltanto mettere a fuoco l'autofocus
e continua a mettere a fuoco in autofocus. Quando vi dicevo nel video di come creare timelapse fotografici, quando fai un timelapse fotografico e ti accorgi che sono venute le foto mosse perché l'autofocus continua a mettere a fuoco e ti girano le palle, mi riferivo proprio a questo, perché mi è successo. Nonostante mi siano uscite delle foto pazzesche, purtroppo non ho potuto fare un timelapse perché praticamente ogni 5 scatti a fuoco ce n'erano 15 fuori fuoco. Comprando questo adattatore e montando una lente Canon che può controllare l'autofocus e il fuoco manuale da qui direttamente dalla lente, sono riuscito a creare delle cosine un po' meglio, che non vi faccio vedere perché ancora sto portando avanti questo progetto, quindi però le vedrete più in là e spero che comunque la qualità renda e si veda, e soprattutto la differenza sostanziale si veda tra questa mirrorless e la reflex con cui mi sto registrando. Non voglio fare una recensione tecnica di questo adattatore, anche perché l'ho utilizzato poco, ci ho lavorato, l'ho già utilizzato per un lavoro e comunque vi ripeto, mi ha reso soddisfatto di quello che ho fatto e di come ha lavorato, quindi sono soddisfatto di lui. L'unica pecca è che quando vado a utilizzarlo con degli obiettivi, non con tutti ma con alcuni obiettivi, praticamente quando metto a fuoco l'immagine che mi viene a video ha tutti dei contorni rossi accesi. Non capisco se è un problema del sensore, non capisco se è un aiuto dell'adattatore che ti dice è a fuoco, perché vengono quando l'inquadratura o ciò che vuoi riprendere è a fuoco, non se è fuori fuoco, quindi non so neanche se ha un aiuto. Ripeto, vi lascio tutti i link in descrizione, andatevelo a vedere e a spulciare, e penso che per 60 euro una prova si possa fare, perché comunque ne vale tanto. Sembra fatto con materiali comunque di un certo calibro. Non so come si fanno le recensioni tecniche. Comprate questo bellissimo adattatore della Homelite, fatto con materiali ricercatissimi, con una parsimonia veramente irraggiungibile dalle persone comuni. A parte tutto, non so che altro dirvi, se non leggetevi magari qualche specifica tecnica, vedete se volete provare a investire su questo oggetto. Io l'ho trovato molto comodo e molto utile per il prezzo che l'ho pagato. Lasciatemi un commento, un mi piace, se questo video vi è stato utile fatemelo sapere con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e noi ci vediamo presto con altri video, altri viaggi e altre magari foto o cose. Scrivetemi nei commenti se magari avete un argomento che vi piacerebbe che io trattassi, e magari nel prossimo video potrei trattarlo. Arrivederci.